Ciao Pettis.it, vicini, ne abbiamo visti tantissimi al cinema, pericolosi, vampiri, Chris Sarandon ammazza vampiri, ti arriva il vicino di casa che è un vampiro, wow, vicini, casinari, cattivi vicini, ok, divertentissimo, Seth Rogen, Nicholas Stoller alla regia, Seth Rogen contro Zac Efron, ok. Poi abbiamo visto anche vicini più inquietanti, forse satanisti, Rosemary's Baby. Roman Polanski poi tornò sull'argomento con L'inquilino del terzo piano, sempre vicini difficili. E quindi abbiamo visto I vicini di casa, film che va male, Belushi, Aykroyd, in quel caso il vicino nuovo che ti arriva è biondo, ossigenato e nazistoide. Strano, eh? Inquietante, I vicini di casa. Ok, adesso quindi abbiamo visto tanti film, vabbè, ti arriva anche la vicina Bona, all'improvviso annunciatrice. L'appartamento sopra il tuo, tua moglie è in vacanza. Quando la moglie è in vacanza, Billy Wilder lì è ancora più pericoloso del vicino vampiro perché la tua vicina è Marilyn Monroe. Ok, e tu sei un omuncolo in crisi di mezza età, arrapatissimo. Ok, con la moglie in vacanza e Marilyn Monroe sopra. Benissimo, abbiamo visto quindi una marea di film con i vicini che fanno partire il film e turbano l'equilibrio e quindi creano la storia. In questo caso la coppia è Zach Galifianakis e Ayla Fisher, la australiana gnappa moglie di Sacha Baron Cohen, con le sue tette belle sode che strizzano i vestitini. Ayla Fisher, che carina, che mi piace molto. E Zach Galifianakis, che fa sempre lo scemo, ma non solo scemo, lo scemo disturbante anche, come il suo mitico personaggio di Una notte da leoni insegna. Bene, loro sono una coppia di. Anche dove c'è stato il calo del desiderio, ci sono i bambini, c'è la suburbia elegante ma non troppo americana, una vita molto ordinata, lui ha un lavoro noioso, lei ha una vita noiosa e un marito noioso, arrivano i nuovi vicini. Chi sono? Gal Gadot e Jon Hamm sono fichi, sono bruni, mentre Galifianakis e Fisher sono appunto molto chiari. È bellissimo il contrasto estetico delle coppie. E devo dire che sono bellissime queste coppie. Il film non mi è dispiaciuto affatto. Le spie della porta accanto, l'avete già capito, di Greg Mottola. Queste spie strafiche, alte, belle, slanciate. Jon Hamm e Gal Gadot fanno una coppia veramente molto, molto bella. E sono forse delle spie. Allora, ecco che i borghesi biondicci entreranno in contatto con queste spie scure, belle, dark, sexy, Jon Hamm e Gal Gadot. Allora, il film, diciamo, è un film di Greg Mottola, il quale è un regista che sa imprimere la sua impronta cinematografica all'interno di un film, non si accontenta delle risate facili, come avrebbe detto Andy Kaufman, ma è attento anche all'interno della commedia a creare dei momenti, per esempio, di intimità, dei momenti di amicizia, dei momenti di dramma familiare anche, all'interno della commedia, all'interno della commedia anche grossolana, con sequenze di azione e spari. Difficile. È il regista di Superbad, fantastico, con dei ragazzini Jonah Hill e Michael Cera. È il regista di Adventureland, bellissimo, anche malinconico, con Jesse Eisenberg e Kristen Stewart, e devo dire che è il regista anche di Paul, quel film strano con Simon Pegg e Nick Frost e l'alieno, che non era un granché, ma aveva anche lui degli umori strani. Nei film di Mottola, per esempio, quando la gente si spara potrebbe anche scapparci il morto, questo per farvi capire. Adesso all'interno lui gioca qui con la spy comedy, c'è tanta azione, un po' anche di gag sessuali. Galifianakis che fa lo scemo inquietante e Jon Hamm però e Gal Gadot che sono, devo dire, bellissimi, bravissimi e dolcissimi. Questa coppia di spie impareremo a conoscerla meglio anche con i loro problemi. Forse sono una coppia borghese anche loro, proprio come gli adorabili Galifianakis e Ayla Fisher. Devo dire che con quattro attori così carismatici e vi ripeto, belli e contrastati e contrastanti da vedere. A livello estetico, devo dire che dopo un po' sono entrato anche nell'atmosfera che Mottola mi voleva dare, ho capito che cosa voleva fare e ho apprezzato sempre di più il film, fino alla fine. È un po' il secondo film sfigato della settimana insieme ad Incarnate, ma come Incarnate, che ha un sacco di difetti, il film dove Aaron Eckhart ce l'ha tantissimo con i cattolici, anche Incarnate ha un finale
guizzante che mi ha fatto un po', mi ha messo un po' di pepe sulle mie ferite cinematografiche e quindi mi sono anche eccitato. Questo film ha un finale stupendo, stupendo, e quando un film chiude così bene, perdoni anche certe banalità, certi errori precedenti, ok? Benissimo, secondo film sfigato della settimana insieme ad Incarnate di Brad Payton, questo è Le spie della porta accanto, è stato un flop pure questo, mi dispiace, però a me non è dispiaciuto affatto. Greg Mottola, se amate Greg Mottola, un regista di 52 anni con una sua cifra, ripeto, con una sua classe, con una sua personalità, non vi dispiacerà affatto e capirete e riscoprirete il cinema di Greg Mottola che abbiamo già visto precedentemente in altre pellicole. Le spie della porta accanto, Gal Gadot, John Hamm, bellissimi, bravissimi, dolcissimi, e anche Galifianakis e Ayla Fisher. Ciao, Bad Taste!